Ok. Allora, guardate come ha fatto la classe creatore. Vedete bene o preferite che lo faccio da terminale? Ma vediamo così. Mi Sarebbe ingrandire un po' Allora. tipo i caratteri. Sì. Meglio? Ok, allora la classe creatore semplicemente prende un file metadati, ok, lo legge, dopodiché fa un parse della configurazione, cioè praticamente il file di metadati contiene delle voci, ok, lui le passa al parse, ok, che semplicemente fa un parse di ciascuna voce, in ciascuna voce fa, la capisce, fa un'analisi lessicale e grammaticale, ok? Per ciascuna voce lui crea una voce, la crea dinamicamente, quindi le voci saranno fatte da voi. Dopo c'è un esempio, vi faccio vedere l'esempio come è fatto. Ok, quando si chiama la funzione generate del creatore, lui passa da tut attraverso tutte le voci fanno la generazione, Ah, mi e stavo dopodiché chiedendo ciò che stiamo registrando, che cos'era una voce. una voce è una collezione di pattern. Ok, adesso poi vediamo che cosa sono i pattern. Ok. Dunque, va bene, questo è abbastanza semplice, nel senso che i generatori chiama la funzione di generazione per tutte le voci e genera le voci. Le voci sono roba piena di eventi, sostanzialmente. Ok? E l'output fa l'output di tutte le voci. Vedete, lui chiama tutte le voci, gli fa fare l'output, le voci in realtà chiamano tutti gli eventi, fanno fare l'output agli eventi e poi ci mettono una testata e una coda, in maniera da essere, cioè da capirsi che cosa succede. Che altro c'è da dire? Vabbè, queste sono tutte funzioni che servono per fare tutta sta roba qua. Poi magari ve la studiate per conto vostro questa roba. Io vi faccio vedere quali sono le. Adesso andiamo un attimo a vedere cosa sono appunto i pattern. I pattern sono della roba che fa. Facciamo una cosa, prima di farvi vedere i pattern vi faccio vedere un esempio di file di configurazione, così lo capite bene. Allora, dentro l'esempio c'è un esempio che ho fatto, questo l'ho fatto io, e c'è questo è il file di configurazione. Ok? Allora, i file di configurazione sono fatti così, sono dei file YAML, voi conoscete le YAML Yet Another Markup Language. Conoscete questo linguaggio? Semplicemente questo. Ci sono dei tag di questo file qui si converte in un array associativo, cioè in un array pieno di queste. Con queste chiavi qua, ok? E allora, per esempio, questa è una chiave, decorators, questi sono gli header e il trailer, ok? Della generazione, cioè sono quello che sta in testa e in coda, quindi non ce ne frega niente, ci potete mettere quello che vi pare. Ciascuna voce deve avere almeno questa parte qui, una stringa con scritto voce, poi tutto il resto ci potete mettere quello che vi pare. Ok? Vedete che ciascuna voce fa riferimento a una classe,
questa è la classe che dovete scrivere voi, okay? Perché è la classe che ha una, cioè la gestione di tutti questi parametri è legata a, a come decidete voi di gestirla. Okay? Allora, le classi obbligatoriamente devono avere un action time e una durata. Okay? Quindi questa classe qua, per esempio, comincia a suonare al tempo 0 e dura 10 secondi. Ok? Questa classe ha, tutte le classi hanno dei parametri e dei campi. I campi fanno riferimento proprio ai campi di C-Sound, cioè, quindi questo è il campo P4, questo è il campo P5. I campi sono degli array, ok? Ok, È tutto chiaro fino adesso? sembrerebbe. Mentre i parametri non è un array, ma è quello che in Python si chiama dizionario, è un array associativo, cioè un array che ha a sua volta delle chiavi, cioè instra, tempo, rhythm, duration, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente che cosa succede? I parametri servono al generatore per generare gli eventi. E possono essere, ci potete mettere Pippo, Pluto e Paperino, cioè poi dopo sapete voi come usarlo, ok? Però ciascuno di questi campi, sia dei, ciascuno di questi parametri e ciascuno di questi campi è fatto di oggetti pattern, ok? Gli oggetti pattern sono quelli che stanno dentro la cartella pattern. Allora, qua ne vedete vari. Allora, l'oggetto constant, come lo dice la parola stessa, è una costante. Cioè, da 0 a 10, ogni volta che si chiama, cioè, siccome tutti questi oggetti hanno un metodo, dammi il valore a questo tempo qua, ok? Il metodo si chiama next, ok? Questo oggetto ogni volta che chiami il next di un constant ti dà sempre lo stesso valore. Ok? Invece l'oggetto linear fa un'interpolazione lineare tra 35 e 135, per esempio, in questo caso. Quindi dovrebbe Ok? accelerare. Sì, c'è un accelerando, questo fa un accelerando. No, incidentalmente, io devo ancora finire di fare tutte le prove che effettivamente lo faccia, però mi sembra di sì, da quello che, cioè, a occhio e croce. Come vedete, come vi dicevo, non è proprio una cosa banalissima fare una libreria di questo genere, cioè, bisogna ragionare su come fare, no, tra l'altro non è detto che, cioè, noi possiamo continuare ad aggiungere oggetti di questo tipo qua, però per esempio abbiamo l'oggetto linear, abbiamo un oggetto expon che fa la progressione invece esponenziale, okay, tra i valori che gli si passano. Per esempio le durate si vanno accorciando esponenzialmente e questa è la dirtiness che ancora non ho implementato, cioè questa permette in questa particolare, questa è una, permette di randomizzare la frequenza, ok, con un grado di randomizzazione variabile man mano che si va avanti, però Ma non con l'ho quale frequenza? Come si inseriscono quei due parametri? ancora. Adesso te lo faccio vedere. Le frequenze sarebbero il P5, vedi? Sì. Allora, le frequenze, per esempio, qui, in questo particolare cosa, sono una sequenza. Quindi è un array, queste sono pitch classes, quindi questa è un La, no? Vi è chiaro che è un La questo? Questo è un La temperato, ok? Perché 8 è il Do centrale. Non vi siete studiati come funzionano le pitch classes su C-Sound? No, Studiatevelo. di solito scriviamo direttamente la frequenza. Vabbè.
Potete benissimo, l'importante è che poi questa classe qui sappia interpretare questo o no, meglio ancora, diciamo, il driver DC Sound sappia interpretare questo. Questo è tutto dipendente da come fate il driver. Queste sono ampiezze in decibel, no? Quindi poi dopo è lo strumento DC Sound che deve saper interpretare. Ok. Queste sono tutte pitch class, quindi questo è un La, questo è un Do diesis all'ottava sotto crescente, cioè in realtà un quarto di tono sopra. Quando in questa particolare implementazione della brass è quando metto uno zero o una pausa. Ok? Questo è un Mi bemolle leggermente crescente di un ottavo di tono e così via. Questa cosa qua, la sequenza, lui ti ritorna sempre il prossimo valore. Ogni volta che tu chiami next, ti ritorna prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo, eccetera, eccetera. Anzi, quando torna questo, lui, la classe sa che deve fare una pausa. E tutte queste frequenze quindi si interpolano tra questo dirtiness che ha messo esponenziale. No, allora, quello che volevo fare, che non ho ancora fatto, ma lo farò, è che in questa particolare implementazione della classe, questa frequenza qua viene sporcata, ok, dell'80%, ok, cosa che non so ancora cosa voglia dire, ma insomma lo troverò, 40 sopra e 40 sotto, mettiamo conto. Però questa dirtiness cala, cioè diciamo che va verso una effettiva, cioè qui è molto random e qua va verso meno random. Nelle altre voci calo ancora, ok? Sostanzialmente significa che questa sequenza viene diventa sempre più lei, all'inizio è molto più randomica. Non so se mi spiego. Sì, in qualche modo sì. Ok, le ampiezze sono anche loro una sequenza, cioè la prima nota sta a meno 24, la seconda a meno 30, poi così via. Ok? I ritmi sono anche loro una sequenza. Questa è proprio una sequenza ritmica metricamente plausibile. Cioè, questo praticamente è una croma puntata, no? Tre ottavi. Questa è una terzina di semicrome, questi tre. Poi ci sono due note da un quarto, poi questa è una quintina. No, un ventesimo è una quintina. Ma questi incastri ritmici come, nel senso, come si rapportano con le frequenze? Cioè, nel senso, ogni quanto entrano in gioco? Allora, questo il creatore, questo generatore qua, ma questo è come è fatto questo, cioè lo potete fare in un altro modo. Il generatore va avanti nel tempo e pesca delle cose, no? Quindi, per esempio, la prima nota sarà una nota da un ottavo puntato a 35 di metronomo, ok? E sarà il La, sono le prime cose che pesca. Poi lui va avanti, no? Nel senso che calcola quando deve essere la prossima nota. Allora a questo punto si troverà sull'asse lineare di accelerando, quindi non sarà più 35, sarà qualcos'altro, e pesca la seconda nota con questo ritmo qua e questa nota qua. Ok? 7.05 Ma così che cosa questo è un Do diesis crescente. Ma Ok? invece, giusto per capire, la sequenza delle ampiezze invece come, visto che sono molti meno numeri, cioè, Queste come ruotano uno intorno succede? all'altro.
Cioè, sostanzialmente queste sequenze, lui pesca il prossimo, no, quando finisce ripesca il primo, eccetera, eccetera. Ok. Cioè, le sequenze sono la cosa più semplice del mondo, cioè è un affare che tiri fuori, le peschi, chiaro? Ma vi ripeto, potete derivare degli oggetti e fare delle cose più complicate, ma questo è molto molto semplice tutto quanto, non dovete pensare che c'è della roba molto intelligente dietro, perché appunto è specificato nelle specifiche. Ok, allora questo oggetto, allora questi sono, allora vedete che io faccio varie voci qua, ok? Non c'avevo voglia di fare tanta roba, quindi ho fatto varie voci sempre con la stessa classe, ok? Però vedete che questa comincia a 0 e dura 10 secondi, poi questa comincia a 15 e dura 10 secondi, ok? Quindi diciamo avete una voce che comincia a 0 e dura 10, le potete sovrapporre, se, anzi vedrete che si sovrappongono. Sempre con lo strumento 1, sempre le stesse cose, solo che ho cambiato, per esempio, mi pare le durate. Sì, le durate cambiano. Cambia anche la dirtiness, ma non è ancora implementata. Cambiano l'ampiezza, un po' più forte, Ma no? quindi l'attacco e la durata vengono dal rapporto da tempo e ritmo, cioè, nella durata di No, ogni nota. perché in questo generatore qua, questo fa un while fino a 25 secondi. A 25 secondi smette. No, intendi ogni singola nota, intendo. Sì, certo. Più 1, No, cioè ma P2 più 3. allora, sì, ma l'action time, questo è l'action time della voce, Eh sì, non della no, nota. no, intendo delle note. Sì, certo, questa che cosa fa? Calcola questo, ma aspetta, ho cambiato, no. Calcola questo, cioè calcola quando viene la prossima nota. Ma adesso ve lo faccio vedere, è tutto implementato, non è che è una cosa. Vi volevo far vedere prima come funziona il file. Poi ne ho messe quattro di voci, l'ultima è quella che forse cambia più di tutti, perché è fatta sempre con lo stesso generatore, ma voi potreste costruirne altri, eh? Cioè, voi potete cambiare, fare una, la fate con un tipo di generatore, una con un altro. Che ho Ok? generato lo strumento ovviamente. Beh, il generatore è il generatore della voce che regola tutto. In realtà, tutti questi parametri sono legati a come è fatto questo generatore qua, ma se lo volete fare in un altro modo. Allora, diciamo che questa invece è una linea di basso, no? Che ha questa sequenza ritmica. Cioè, che sono tutti, questa potrebbe essere anche solo questa, solo che c'ha un'ottava alla fine che la fa zoppicare. Ok? 17 ottavi. Sì, più o meno, adesso non so. Vi ripeto, ascolterete il risultato, non è particolarmente eclatante. E c'ha questo basso che va così. Ok? E l'ampiezza è costante. Ok? Adesso andiamo a vedere come è fatto questo generatore della voce. Questo è un esempio completo, questo dovrebbe compilare da voi. Cioè, adesso vi faccio vedere come si compila. Allora, c'è un driver. E c'è, questa è la cosa che abbiamo visto, e questa è la voce come è implementata. Vedete che è una figlia della classe voce, perché così ho tutta una serie di cose di base già fatte, no? E va bene, devo importare ovviamente la classe voce, devo importare il C-Sound Event perché lo faccio. L'altra cosa che volevo fare è di fargli generare delle partiture PIC in maniera che vi fa delle partiture grafiche, pure, gratis.
Et amore dei, va bene. Allora, vedete, quando allora, la classe voce costruisce soltanto il generate, cioè c'è solo il metodo generate, perché tutto il resto sta nella classe base. Ok? Quindi questa è l'unica cosa che dovete scrivere voi. Però potete prendere spunto da questa, ma naturalmente potete fare come vi pare. Allora, che cosa fa questa? Intanto si legge tutti i parametri. Vi ricordate che c'era un parametro inst, c'era un parametro tempo, c'era... Ok? Sono quelli che vengono scritti dopo, no? Questi sono quelli che servono nella generazione. Poi vedete che le ampiezze le mettiamo in un parametro che specifichiamo che è il P4, no? E le frequenze le mettiamo. Questi però, quando sono a questo punto qua, sono già degli oggetti. Ok? Cioè sono l'oggetto costante, sono l'oggetto sequenza, sono l'oggetto lineare, eccetera, eccetera. Quindi hanno tutti una funzione, un metodo next. Cioè Aspetti, mi sa, quale come possono... si chiama questo linguaggio? Cioè questo IML? YAML, se guardate, è un linguaggio che si usa per i file di configurazione, appunto. Yet another markup language vuol dire YAML. E questo YAML si traduce facilmente appunto in array associativi. Gli array associativi sono cioè quello che Python chiamano i dizionari, sono array che hanno chiavi invece che numeri. Vedete che io qua metto inst, tempo, eccetera, eccetera. D'accordo? Ci siete tutti? Ok. Sì. Dopodiché, at e dur sono sta già stati settati dalla voce. Dalla voce base, e quindi l'end time è self-at più self-dur, il lat corrente è l'inizio, self-at, e il tempo corrente è il tempo, questo è sbagliato, per esempio, perché questo deve essere tempo di next del lat. Vabbè. Ah no, 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 è giusto così, perché lo faccio qui, vedete? Allora, guardate cosa succede. Dopodiché questa è tutta la generazione, non c'è nulla di... Dunque, qui succede questo, che io faccio un while in cui lat, che va avanti qua sotto, va avanti fino alla fine del tempo. Ok? Pronto? Siete tutti? Ci Sì. Per sono problemi? Capite tutto? ora normale, no, Ok. non Allora, a esserci. questo punto, a ogni giro del while, questo fa tanti giri, no? A ogni giro bisogna decidere che cosa fare. Come lo si decide? In base agli oggetti che io ho, no? Per esempio, il metronomo attuale, questo non è veramente il metronomo, questo è perché questo prende 60, lo divide per il tempo corrente. Cioè io per esempio all'inizio è 35, questo è 60 diviso 35, quindi il quarto. Questo è più il quarto, diciamo, è questo valore qua, 60 diviso 35. Ok? Adesso il problema sono i ritmi, no? Vi ricordate che avevo il campo ritmi? Prendo che è una sequenza di ritmi, quindi ogni volta che io faccio un next, lui mi tira fuori il ritmo, il prossimo ritmo. Ok? Va bene? Lo devo moltiplicare per 4 perché io il ritmo, mettiamo conto che sia 3 ottavi, ok? In realtà è un quarto e mezzo, quindi deve essere 12,
diviso 8. Siamo d'accordo? Cioè tutti i ritmi, così come sono scritti nella notazione convenzionale, vanno moltiplicati per il moltiplicatore del metro. Cioè se voi il metronomo lo fate un quarto a 96 di metronomo, significa che tutti i ritmi poi li dovete moltiplicare per 4. Vi è chiaro questo concetto? Questa è analisi ritmica, non è... Insomma, se vi fate un po' di conti vedrete che è così. Quando voi dite una nota vale un quarto, però il vostro metronomo è a quarti, in realtà quella nota vale un'unità di quel metronomo, quindi vale quattro volte tanto. Quattro quarti, capite? Ah, beh, sì, mi sa così, certo. Sì, certo. È chiaro a tutti, Gabriele, ti è chiaro? Sì. Ok. Va bene, e poi la cosa naturalmente va moltiplicata per il metronomo attuale. Questo per avere un'unità di tempo. Ok? E in questo modo io so quando è la prossima nota, cioè qual è il mio step attuale. Ok? Perché questo cur step lo aggiungo in fondo accurato. Chiaro? Ok, poi pesco la frequenza. Ok? Adesso devo pescare la frequenza e controllare che non sia uno zero, perché se è uno zero devo saltare la nota. È una pausa. Questo è il mio modo di fare le pause, potreste farlo in un altro modo. Potreste metterci una R come stringa e se c'è la R saltate. O una P, come vi Beh, pare. qualsiasi cosa, insomma, che... Sì, che vi permette di discriminare. Ok? Se non è una pausa, allora comincio a calcolarmi tutto il resto. Intanto, qual è lo strumento? Ok? Lo strumento, vi ricordo che nella nostra definizione è una costante. Per cui questa funzione qua tira fuori sempre lo stesso numero. Ok? Però potreste farlo in un altro modo, potreste pigliare degli strumenti a caso o quello che è, insomma. Ok? Poi c'è una durata, prende la prossima durata, ok? Questa è la durata della nota. E prende la prossima ampiezza. Vedete come funziona tutto quanto? Ok. Dopodiché, adesso saltiamo un attimo la riga 32 e vediamo cosa succede alla riga 33. Semplicemente crea un oggetto SysSoundEvent, il quale ha tutti questi parametri appena calcolati. Però vedete che c'ha l'action time, la durata, lo strumento, poi c'ha un array di parametri, perché questi potrebbero essere 30 parametri, cioè dipende, no? Sono tutti parametri extra. Questi sono quelli obbligatori, ma questi sono quelli extra, ok? Quindi in questo caso abbiamo solo un'ampiezza e una frequenza, ma potrebbero essere molti di più. Per esempio, adesso vi farò un esempio con le frequenze glissate e potrebbe avere la frequenza di inizio e la frequenza di fine. Ok? Cioè, qui veramente ve la potete giocare come vi pare. Dopodiché c'è un messaggio che è un messaggio che è un commento. Vedete che comincia con un punto e virgola, è un commento che mi serve per debuggare la funzione. Cioè, ci mettete tutte le informazioni per capire se sta facendo effettivamente la cosa giusta oppure no. Però potete anche non mettercelo un messaggio. Questo è un messaggio, se non ce lo mettete viene fuori un messaggio vuoto. Ok? Ok, cioè, non ho capito bene questo riferimento con i commenti, cioè, nel senso, questo serve per appunto essere sicuri che si stia facendo. Beh, questo perché allora? Perché
Vedete che la nota, vabbè, questa per esempio è inutile perché lo strumento lo vedete già nella nota, però questi dati qui non sono presenti nella nota. Questi sono parte del calcolo, ma si perdono nel calcolo, no? Voi vi ritrovate con un elenco di note che sì, più o meno sembrerebbe che, però se volete verificare, tutti questi numeri qua vi servono. E questi stanno, ma questo è come l'ho fatto io, vi ripeto, qui ci potete scrivere ciao mamma e fa lo stesso. Questo serve, dimmi, Percento più. questo mette un segno, perché siccome queste sono l'ampiezza, in realtà questo è inutile, perché questo c'è già qui, no? Tutte queste sono abbastanza inutili, ma mi sembra che tra l'altro l'ho levato. Io ce n'ho una versione adesso running che... Allora, vi faccio vedere che cosa succede. Andiamo in Docs, ci vedete? Sì. Devo ingrandire? Andiamo in Docs Example 01. Vediamo se funziona perché stamattina non funzionava una minchia. Allora, dunque, un altro oggetto, un altro strumento che dovete imparare a usare e ci dovrebbe essere sotto Windows è uno strumento che si chiama Make. E il Make, adesso non gli faccio fare nulla, ma il Make fa tutto. Fa funzionare. Allora, ho scritto anche un driver che fa funzionare tutta la baracca e questo legge, vedete qua, legge, questo è quello che succede. Tutta sta roba di Python Path ci vuole perché altrimenti lui non si ritrova. E questo PP legge questo, però questo PP è una shell in realtà, vabbè, dovrei farlo in un altro modo. Lo farò in un altro modo. In realtà questo forse dovrebbe anche funzionare così, meno M pronta, dato che l'ho installato, dovrebbe essere installato. Poi ci metto x01, questo è il file YAML, ecco, e lui non se lo ritrova, ma in realtà pappa pronta c'è. Un attimo, il main ci dovrebbe essere, sì che c'è. Ah, ma non in quello che sta su pip, va bene. Allora, vabbè, per il momento ve lo faccio così e poi... Aspetta, però ci vuole tutto il Python Party qui. Poi ci vuole questa directory. Che curmetro è un oggetto. Devo correggere questa cosa. Ma questa fa parte soltanto, il problema è solo questo. Basta che curmetro, però questo dovrebbe essere, non dovrebbe essere, vabbè. Per il momento non ci mettiamo niente.
questo genera genera la funzione di C-Sound. Ok, allora vedete che qua sono tutta roba calcolata, blu blu blu. Adesso appunto bisognerebbe verificare, verificherò che è tutto calcolato come si deve, cioè che non ci sono errori nei calcoli, perché questo è un sacco di calcoli. Però vedete che c'è un oggetto che va da 0 a 10 secondi, poi dobbiamo mettere dei distanziatori, se no le voci non si capiscono. Poi un oggetto che va da 15 a 25, eccolo. Poi un oggetto che va da 30 a 40, mi pare. E poi c'è un altro oggetto che riparte da 15 e va a 40. Quindi sono 40 secondi, quindi qua cambiamo. Genera 40 secondi di qualcosa. E uno fa il make, scrivendo soltanto make, in linea di principio questo genera anche il C-Sound. Per cui, pronto, ci siete? Sì, Ci siete tutti? sì. E questo si può persino ascoltare. Vedete? Facile, no? Tutto pronto, pronto fatto. E così avete il vostro pezzo fatto, che poi il pezzo sia valga qualcosa, è un altro discorso. Adesso per farvelo ascoltare, vediamo un attimo se ci riesco, metto il jack, metto il jack, andiamo a vedere se lo vedo sul jack, non lo vedo perché deve partire. Dunque, questo sta di qua, questo sta di qua. Boh, proviamo a vedere. Voi non lo sentite, vero? Non si sa. Zero. Aspetta un attimo. Adesso? Bassissimo. Bassissimo, di bene. Ho capito. Adesso meglio. Una hit. Com'è? È una hit, no? Praticamente se lo possiamo rivendere immediatamente. Quando ci stettate, sono i medici Come dici? che andava fatta uscire quest'estate. E vabbè, ma non c'è, adesso non c'è il... Aspetta, mi si sta scaricando il computer un attimo solo. Andava fatto per ora, era quello da spiaggia? Il Questo era esatto, il tormentone. tormentone da spiaggia. Beh, ok. Appunto, naturalmente, cioè, per esempio, la questione di quadrare, cioè è chiaro che per esempio su ciascuna di queste cose potete fare i tempi metronomici che volete, che variano come volete, eccetera, eccetera. Cioè, Ma una cosa, maestro, ma giusto perché tanto sono sicuro che mi servirà rivedere il video. Dov'è che lo troveremo? cosa? Il video della lezione? Ce l'avrà Francesco. Se volete lo Ah, mettiamo l'ho su. visto lui alla fine con PS, ok, ho Sì, capito. sì. Se volete lo mettiamo, poi se Francesco mi passa il video lo mettiamo su YouTube in maniera che sia semplice, se volete, se no. Ah, possiamo, tanto abbiamo lo Smerma, il canale. Sì, appunto.
quindi in sostanza che adesso viene guardato da un sacco di gente, a quanto pare. noi abbiamo Sono fatto le cose. l'attività. Sì. Vedremo, adesso vedremo alle prossime missioni se abbiamo fatto pubblicità bene oppure no. Lei che sono il Va bene. 27. 22. 24. 24, 24, 24. Ma lei non è che sa niente così ha sentito dire Di che riguardo cosa? i corsi di solfeggio. No, dei corsi di solfeggio non so niente. Manca solo la direzione a cui scrivere le rapposte. Auguri. Grazie. Una domanda su linea, penso. Sì, allora scusate, adesso per concludere questa cosa, vi voglio far vedere come sono fatti gli oggetti, cioè, insomma, avete capito come funziona più o meno la baracca, poi è chiaro che, tra l'altro, incidentalmente, ahimè, mi toccherà lavorarci ancora. E poi, se volete, se per esempio avete degli esempi carini che volete, li mettiamo come esempi anche. Di altre cose fatte in un altro modo, perché questo è solo un possibile modo. Cioè nel file di configurazione ci potete veramente mettere quello che vi pare. Ok? Allora, andiamo un attimo a vedere come sono fatte i pattern. Allora, i pattern sono fatti tutti i figli dell'oggetto pattern, il quale a sua volta figlio dell'oggetto base. L'oggetto base non c'ha credo quasi niente dentro, sta dentro il core. Non mi pare che abbia niente. Ah, sì, perché tutti gli oggetti hanno un action time e una durata. Ok? Quindi sostanzialmente ho detto, ma sai che c'è? Siccome io faccio un check. Se quando io faccio un metodo, quando faccio il metodo next, verifico che stiamo dentro il tempo, perché altrimenti io devo fare qualcosa, no? Allora, questo check viene fatto nell'oggetto base. E poi c'è un metodo end che mi calcola self-at più self-do. Tutto qua. L'oggetto base fa questo. Torniamo un attimo ai pattern. I pattern sono fatti così. Allora, tutti i pattern hanno un metodo next. Ok? Che cosa fa il metodo next? Verifica se il tempo è quello corretto, no? E poi nell'oggetto pattern non fa nulla. Perché Non è corretto, ma il l'oggetto successivo, come funziona? No, ma l'oggetto pattern non c'è niente dentro, quindi Successivo. non fa niente. Però per esempio prendiamo il linear. Allora, il linear si calcola i fattori della retta, no? E l'oggetto next chiama l'oggetto base di pattern e poi calcola un'interpolazione lineare dei valori al tempo t, no? Perché il metodo next c'ha sempre un tempo dentro. D'accordo? E qua possiamo dargli la traiettoria che vogliamo, insomma, tra questi due punti. Certo, perché gli date i fattori, dunque tutti gli oggetti pattern hanno l'action time, la durata e un array di fattori. Vedete che lui qua in questo caso ha due fattori, quello iniziale e quello finale, e si calcola le cose. Stessa cosa fa l'expon, solo che lo fa. L'expon lo fa esponenzialmente. Qua fa i logaritmi, eccetera, eccetera. Ok? Se volessimo fare cioè, più linee diverse, cioè, linea ne fa una Sì. di linea di retta, giusto?
Un oggetto linear ne fa una, ma potete metterci ne quanti ve ne pare. No? A cascata, cioè per fare tipo un inviluppo, una roba del genere. Bisognerebbe fare un pattern, perché per esempio, allora, la sequenza, no? La sequenza ha una... Beh, allora, scusami, chiariamo una cosa, l'inviluppo lo dovete fare a livello di strumento. Se però volete fare un inviluppo, diciamo, di parametri, in maniera che appunto, che ne so, ci sia, è un oggetto che dobbiamo fare, perché la sequenza vuole un set di valori che sono float, okay? Non sono degli oggetti pattern, però possiamo benissimo fare la sequenza di pattern, in cui tutti i valori che stanno dentro l'array si suppone che siano dei pattern. Capite quello che voglio dire? Ma questo lo mettiamo tra le cose da fare. Cioè, tipo, sarebbe tipo un Ok. lince che se volessi fare, cioè, Sì, ma possiamo fare anche meglio di così, nel senso che io ci metto i pattern che mi pare dentro. No? L'unica cosa è capire, cioè per esempio io posso fare che la parte iniziale è una sequenza esponenziale, no? L'unica cosa è capire come gestire i tempi, perché quello che posso fare è di dire, diciamo che l'action time e la durata del pattern devono stare all'interno di tutto la sequenza, no? E dopodiché, allora, se lui si trova in un action time, perché questo, vedete come è fatta qua la sequenza? La sequenza è molto semplice. Il next semplicemente prende il prossimo valore, poi se lo salva, no? E una volta che è arrivata alla capienza della sequenza, torna indietro. Fine della questione. Ok? Nel nostro caso, nell'altro caso, se volessimo metterci un pattern, cioè se volessimo fare una sequenza di pattern, allora forse bisognerebbe fare in modo che tutti gli action time siano congruenti, così lui sa dove andare a pescare. Capite quello che voglio dire? È un po' più complicata la faccenda. Vabbè, tutti questi altri metodi sono semplicemente per comparare, per fare le comparazioni delle cose. Mi sa che ci dobbiamo chiudere un po' a capire bene come funziona e fare diverse prove. Ragazzi, questa è la più semplice che mi sono potuto immaginare, ma volendo possiamo complicarla. Beh, intanto capiamola e controlliamola. Certo, mi pare giusto. Tra tutte le sequenze possibili, ho fatto anche delle sequenze di note. Che però non ho ancora. Dunque, perché tra tutte le sequenze ci stanno delle cosiddette autosequence. L'autosequence sono che invece di mettere tutti i valori, come dicevamo, ma forse si può usare questa qui c'è, in autosequence c'è un metodo di fill della sequenza, ok? E questo è un generico, nel senso che lo potete scrivere come vi pare a voi, che vi riempie questa sequenza, no? Seguendo delle regole.
E poi dopo la usate come sequenza. Chiaro? Quindi, per esempio, avevo sviluppato, però poi non li ho usati, li potrei usare, delle sequenze sui pitch, che sono tutti fili di autosequence, che per esempio generano, questo genera una sequenza cromatica, in cui gli si dice qual è la frequenza d'inizio, qual è il numero delle quante note ci devono stare, non so bene come funziona, ma non mi ricordo più che altro. E la base di ottava, perché potete fare una base diversa, cioè avere, che ne so, un'ottava, una quinta, qualcosa di diverso, e il numero di note per ottava. No? Dopodiché la riempie lui, ok? Questo è come si chiama? Automatic, no? Sì, questa è un'autosequence, vedi che questa cosa qua se la riempie per conto proprio. Dopodiché ce l'avete riempita, fate i next, chiamate il metodo next e lui vi ritorna la prossima nota. Ok? Questa è una, poi ce n'è un'altra che è il Grisei, cos'è, come la calcola? Sì, perché Grisei aveva questa tecnica di calcolare le note in base a delle sequenze di numeri primi cioè su una frequenza molto bassa come multipli armonici molto molto acuti, l'ottocentesimo armonico, ma non l'ottocentesimo, ma il numero primo vicino a 800, Ah, capito? ok. Cioè il primo numero primo vicino a 800. Per esempio, o la sequenza di numeri primi che stanno lì intorno, Ok. capito? Ma vabbè, questo l'ho fatta più per curiosità mia. Beh, è carino, cioè, sì. E beh, permette di sperimentare, per esempio, siccome un sacco di compositori hanno delle regole algoritmiche per generare le note, permette di sperimentare quelle regole. Per esempio, questo per esempio è il setaccio di Eratostene. Vabbè, questa è proprio una funzione. Questa l'ho scaricata da qualche parte e fa il setaccio dell'Eratostene, uno gli può dire dammi tutti i numeri primi dal primo all'ultimo, da questo numero a questo numero. Ok? Poi rigenera così all'infinito come è scritto sotto. Sì, nel genere. Beh, lui genera una sequenza finita, no? Sì. Però genera una sequenza finita di tutti i numeri che sono primi. Questo mi serviva per fare la cosa di Grisei. Ma qui appunto ne possiamo aggiungere quanti ve ne pare le cose, insomma, forse appunto, forse quello che dicevate si può fare con l'autosequence, però possiamo provare anche Infatti a mettere è super. super vuol dire che chiama la funzione, cioè per esempio autosequence è un oggetto che è figlio di sequence, quindi eredita tutti i metodi di sequence e le proprietà di sequence e aggiunge altre proprietà e altri metodi. Ok? Allora, quando io chiamo il super di autosequence, chiamo un metodo che è il super di autosequence. Per esempio, in questo init, che è l'init di autosequence, io chiamo l'init del suo superiore, del suo padre. Capisci? Sono figlio di sequence, quindi chiamo sostanzialmente l'init di sequence. Che la sintassi di questa stronzata sia ovvia, è tutt'altro che
Però questo è Python. Quindi cioè io chiamo il super di autosequence e aggiungo proprietà nel super. No, siccome le proprietà add dur sono proprietà del super di autosequence, cioè sono proprietà di sequence, gliele passo a lui. Questa è roba sua. Io ho aggiunto questa proprietà, che è la sequenza di valori, ok? Che è propria dell'autosequence. Ok? Altre domande? Ma mi sa che le vere domande verranno quando ci metteremo a lavorarci sopra. Infatti, quando sorgeranno i problemi. Ok, allora vi consiglio questo. Cominciate dall'esempio. Ok? Cominciate dall'esempio, ve lo fate, ve lo fabbricate, ve lo ascoltate, ok? Adesso questo è se avete il comando make, se no potete guardare dentro come make fa questa cosa, perché make è questo. In realtà il comando per generare la partitura è questo, in cui il Python path è questo qui, cioè è se stesso, se per esempio avete già un Python path. Poi il top sono tre, siccome voi state dentro docs examples 01, dovete andare indietro di tre directory per arrivare al top della directory. Chiaro? Dopodiché chiamate pp, pp è questo qui, top bin pp, che è semplicemente un comando, però no, adesso se mi date un attimo per risalvare una nuova versione della cosa dovrebbe funzionare tutto molto più, semplicemente scrivete Python, meno m pappa pronta e poi il file di configurazione funziona. Ok, senza troppi snazzamenti, perché se avete make è molto semplice, ma se non ce l'avete è una rottura di palle, siccome non lo so se ce l'avete oppure no. Comunque dovrebbe esistere un affare che si chiama make.exe per Windows, da chiamare nella cartella doc example 01, dove c'è questo file makefile. Sarebbe l'equivalente per Mac? No, l'equivalente del make è make ma per Windows, che dovrebbe essere make.exe, ve lo No, metto. dico per Mac invece. Ah no, Mac ce l'ha già. Ah, a posto. Se tu apri un terminale e provi a fare make, ti dirà non c'ho il makefile. No, tutti i sistemi Unix ce l'hanno già make. Ok. Va bene. Quindi no, per Mac ti trovi molto più semplice. Ok. Dunque, cosa vogliamo fare? Come vogliamo rimanere? Boh, rimaniamo che ci vediamo. Lei comunque rimane a disposizione per i nostri eventuali piccoli chiarimenti, dubbi, perplessità. Vabbè, allora fate una cosa, i chiarimenti, dubbi, eccetera, eccetera, se sono piccoli, se sono roba relativamente corta, scrivetemi su Slack, però sul canale comune, cioè su TR1, ok? Che mo' diventerà TR2 fra poco, ma insomma va bene. E noi, quando volete, ci rivediamo. Vabbè, per me possiamo rimanere anche a venerdì, che è la giornata, diciamo, nostra da un po' di mesi, insomma, l'estate. Alle Pure alle 8, mezzo. no, alle 8 non facciamo cose che poi dopo Giulio si sente male, è stato a Fregene a prendere il sole fino al giorno prima.
ancora smaltiato l'ornia. Oh, Facciamo. fa kitesurf. Fai Stefano. kitesurf. No, non è Vabbè, vero. appunto. Allora facciamo venerdì prossimo, se lei ci sta e per gli altri va bene. A me va bene, alle 9? Non lo so, perché poi a questo punto, appunto, Giulio per esempio può fare una cosa, non so se voi ne volete fare altre, però la cosa che vi consiglio è, prima fate funzionare l'esempio, dopodiché modificatelo, cioè cambiate i parametri, giocateci. Infatti, secondo me si possono fare tutte lezioni singole, dove ognuno porta il suo compito, poi se gli altri vogliono assistere, guardarsene per prendere spunto, vedere dove si potrebbe, cioè dove si Vabbè, prende però spunto. facciamo così, scusate, la settimana prossima, il 25, comunque alle 9 facciamone una. Sì, magari Perché? quello che è riuscito a fare o non fare. Dice K. Sì, no, perché è inutile che rispiego 20 volte le stesse cose. Se ci sono delle domande, le gestiamo via Slack, ma insomma al 25 facciamo un check-up e poi dopo. Se volete a seguire facciamo lezioni singole. Tanto basta spostare. Questo me Stop la lo registrazione. comunicate. Eh? Stop la registrazione. Stoppa, sì.